Qui siamo su un veicolo che gioca molto sui colori mocha e possiamo vedere come i livelli di personalizzazione possano agire su tre diverse modanature. Ne abbiamo una superiore che gioca molto sul legno, che è questa qua, poi ne abbiamo una inferiore centrale che dà colore al veicolo e una inferiore di solito è giocato su un alluminio o comunque su un materiale che dà luminosità al veicolo. Quindi in questo modo possiamo personalizzare l'auto in maniera molto dettagliata agendo proprio su tre differenti livelli. Una delle novità dell'i5 è anche la possibilità di avere un'illuminazione notturna molto particolare. Si gioca su tre aree di luce per rendere un ambiente molto accogliente. Una prima area è quella superiore, che nella zona delle luci ci sono due LED che permettono di creare una luce d'ambiente che illumina la parte centrale del veicolo. Dopodiché abbiamo una zona a metà della plancia dove c'è una linea LED che permette di creare una zona di luce in quest'area, creando molto ambiente. E nella parte inferiore, nel vano degli abitacoli e dei portaoggetti, ho la possibilità di avere una terza luce. Queste luci, tutte LED, possono essere giocate su tre colori diversi, o un bianco, o un classico arancione BMW, o un azzurro che rende la vettura molto moderna e sportiva. Ma la cosa poi divertente è che posso anche variare e combinare tra loro diversi livelli di luce. Posso avere la parte superiore in blu, la parte centrale in rosso, la parte inferiore in bianco, o mixarli a mio piacimento.